Ben ritrovate cattoliche dintorni. Un'occasione da non perdere, quella che verrà offerta domani dall'Università Cattolica a tutti gli studenti che stanno progettando il proprio futuro. Sabato mattina, a partire dalle ore 9, il portone di Via Trieste 17 si aprirà per la Winter Edition dell'Open Day, la giornata di orientamento per conoscere i contenuti dei corsi di laurea. Vediamo insieme questo servizio. L'Open Day di sabato 26 febbraio è un'occasione molto importante per gli studenti delle scuole superiori. Si avvicina per loro il momento di scegliere la facoltà universitaria e sicuramente queste giornate danno la possibilità loro di informarsi in modo completo. L'evento inizierà alle 8.30 con l'apertura dei punti informativi, dove gli studenti potranno già incontrare i tutor, che sono nostri laureati, che daranno loro tutte le informazioni relative ai corsi di laurea, agli sbocchi occupazionali, alla possibilità di studiare all'estero, alla mobilità internazionale e a quant'altro. Proseguirà la giornata con la presentazione delle rispettive facoltà. Quest'anno per la prima volta l'evento si articolerà per tutta la giornata. Inizierà appunto alle 9 con la presentazione della facoltà di scienze linguistiche, seguiranno tutte le altre presentazioni, concluderemo alle ore 17 con la facoltà di psicologia. Tenete presente che tutte le informazioni relative al programma della giornata sono facilmente raggiungibili dal nostro sito. Per gli studenti che parteciperanno all'evento sabato ci sarà anche la possibilità non solo di informarsi, ma anche di richiedere un colloquio individuale di orientamento con uno psicologo del CROSS, che è un centro di ricerca sull'orientamento scolastico e professionale esistente nell'Università Cattolica. Quindi non solo informarsi, avere tutte le informazioni relative al corso di laurea, sbocchi professionali, eccetera, ma anche conoscersi meglio, capire le proprie attitudini e le proprie passioni. La finalità di questo colloquio individuale con lo psicologo è proprio questo. È una possibilità che offriamo ormai da anni all'interno di questo evento e vediamo che riscuote sempre molto successo, i ragazzi si iscrivono e quindi continuiamo a proporlo. Durante la presentazione in aula gli studenti avranno la possibilità di assistere alla presentazione dell'offerta formativa da parte dei nostri docenti. Al termine di questo abbiamo invitato dei nostri studenti, già brillantemente laureati e inseriti nel mondo del lavoro, ad intervenire e raccontare la loro esperienza, a raccontare nello specifico cosa significa studiare all'Università Cattolica, quali sono gli strumenti che l'Università mette a disposizione per aiutare nel loro percorso accademico e non solo, anche negli strumenti che l'Università mette a disposizione per aiutare nel passaggio dal mondo accademico al mondo produttivo e racconteranno cosa effettivamente svolgono ora nel mondo del lavoro. Speriamo che anche queste testimonianze possano aiutare gli studenti a fare una buona scelta. E ora ascoltiamo insieme questa intervista a Nicola Hardy, una studentessa inglese che concluderà il prossimo mese il suo soggiorno studio come Erasmus. Siamo qui con Nicola, studentessa di lettere. Da dove vieni? Da Inghilterra. Io vado dall'Università di Warwick, nel mezzo del paese. E quando sei arrivata in Italia? A settembre, fino a agosto sono arrivata qua. Quindi ormai siamo giunti alla fine. Come ti sei trovata durante questo periodo qui in Italia? Mi è piaciuto un sacco, sono molto contenta. È un po' triste di lasciare l'Italia, di andare in Germania. Hai conosciuto altri studenti Erasmus mentre eri qui? No, all'Università Cattolica no. Mi hanno detto che ci sono due spagnoli, ma non ho mai incontrato questi due spagnoli. Raccontaci un po' la tua esperienza mentre sei rimasta qua in Italia nella nostra università. Dove posso cominciare? All'inizio è stato un po' duro trovare un appartamento, conoscere persone. Ma adesso sono contenta, ho incontrato tante belle persone. Ho girato tanto, ho visto un bel po' d'Italia. Cosa ti è rimasto più impresso del nostro paese?
Il cibo, no. Il cibo sì, ovviamente. È difficile dire, è tutto. Hai qualche progetto per il futuro che ci vuoi raccontare? Nessuna idea. Dopo mi laureo devo cominciare a pensare del futuro. E perché hai scelto l'Italia come meta del tuo Erasmus? Studio l'italiano da tanti anni, l'ho fatto a scuola e avevo sempre questo sogno di andare in Italia, di vivere in Italia. Una giornata tipo da Erasmus? Ma ogni giorno è diverso, diciamo. Di solito mi sveglio, vivo con tre ragazze italiane, parliamo, mangiamo insieme, poi fare un giro della città, vado alle lezioni ovviamente, vado alla mensa, che è buonissima, costa pochissimo, a me piace. Sì, vado a bere un pirlo qua a Brescia, questa famosa pirlo. Sì, è aperitivo, la cosa più bella di Brescia. Sì, e mi piace viaggiare ogni weekend, mi piace andare via. Tipo questo weekend ero a Monaco con tutti i miei amici dall'università di Warwick. Eravamo in 70 persone, era bellissima. Consiglieresti l'esperienza degli Erasmus anche agli studenti dell'Università Cattolica di partire? Sì. Vai, vai, andate. E ora vediamo insieme quali libri ha preparato per noi Silvia Mazzetti. Il primo libro di cui parliamo è il romanzo d'esordio della giovanissima scrittrice Alicia Gazzola. Il titolo è L'allieva e la protagonista si chiama Alicia Allevi. Ha 26 anni, è single e condivide il suo appartamento con Yukino, una ragazza giapponese che studia letteratura italiana nel nostro paese. Alicia è una specializzanda in medicina legale. Spetterà proprio ad Alicia, ragazza così onesta e sincera che mai vorrebbe scendere a compromessi, cercare di far luce sulla morte di Giulia Valenti, ragazza di una famiglia altolocata di Roma, che muore apparentemente per una dose di eroina tagliata male. In realtà però forse non si tratta di un incidente ma di un omicidio. Sarà proprio Alice a dover risolvere questo caso. Questa è L'allieva di Alicia Gazzola. Ci troviamo a Berlino e siamo nel 1946. La guerra è appena finita e la città è completamente distrutta. Tra i suoi abitanti spicca un certo Pavel Richter, un uomo misterioso che vive con Anders, un orfanello che traffica nel mercato nero e che procura a Pavel la penicillina per curarsi da una terribile infezione ai reni. In cambio, Pavel cerca di fare da padre e anche da insegnante al ragazzino. Al piano di sopra vive Sonia, una prostituta. Che cosa avrà mai questa donna in comune con Pavel? Un uomo che ha un passaporto americano, parla correttamente quattro lingue, legge Dickens e sa a memoria Dostoevsky. Questo è L'uomo di Berlino di Dan Vileta. E l'ultimo libro di cui parliamo è dedicato ai bambini. Fin dai tempi più antichi, tutti i popoli del mondo hanno raccontato con storie meravigliose le gesta dei loro dei. Soprattutto i greci, con grandi autori come Ovidio, Omero e tanti altri, ci hanno lasciato un patrimonio mitologico immenso, enorme. In questo libro, Laura Fischetto insieme a Letizia Galli cercano di spiegare ai bambini che cosa sia la mitologia, che cosa siano gli dei e i loro ruoli all'interno del nostro mondo. È molto importante sottolineare che a fianco di ogni descrizione si trovano delle illustrazioni che cercano di spiegare ai bambini o dimostrare ciò che le parole raccontano. Un libro divertente e interessante che divertirà i vostri bambini. Questa è La mitologia e le avventure degli dei di Laura Fischetto e Letizia Galli. Anche per questa puntata è tutto, per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su UCAT. Io vi aspetto venerdì prossimo alle 20.45 su Teletutto. Grazie per averci seguito.